Dunque, dove possiamo andare? A Rock Bottom oppure alla Sand Mountain? Direi Rock Bottom perché costa Sono di meno uno schianto. E quindi dovremmo andare di qua prima. Poi Rock Bottom, capiamoci, è un luogo ormai iconico di SpongeBob. Voglio proprio vederlo. Gli oscuri abissi di Rock Bottom, dimora di misteriose creature. Ma non è mai stata così fatta al neo, non sbaglio. Museum. Cos'è? Ah, è uno dei robot nuovi. Che cacchio vuoi? Tutti addosso. Ipotizzo che devo... Oh, SpongeBob, sono felice che tu sia qui. Che tu ci creda o no. Anch'io sono felice di essere qui, signora Puff. I robot hanno rubato dei quadri preziosissimi dal museo. Portameli tutti e ti ricompenserò con una spatola d'oro. D'accordo, perché capo. Perché mi servono quei quadri? Non fare domande se non sei pronto a reggere il peso delle risposte. Consideri quei quadri già salvati, signora Puff. Deve rubarli. Cioè, siamo papali papali. Questo Nanabot, SpongeBob deve muoversi di soppiatto e quando è vicino a lui, altrimenti lo sveglierà. Per muoverti di soppiatto, ok, ma scusami, giusto per capirci. Ah, ok, ok, ho capito. È il momento di sgattaiolare. Beh, oddio, allora, già il fatto che lo uccidi con un colpo è perfetto. La verità è che è più un fastidio che altro affrontare questo nemico. Allora, c'è qualcosa là sopra? Sembrerebbe di no. C'è però il tizio che si è pisciato addosso. Ciao. Ammetto che un po' ci ho sperato il fatto che se lo colpivamo magari si pisciava ancora addosso. Grazie. Ma è cyberpunk sto posto. Perché? Ma le caramelle, scusami, visto che il macchinario... Esatto. Lo sapevo che facevano la scena del cartone. Praticamente. Nel cartone, quando lui si avvicina alla macchina per le caramelle, ogni volta arriva il pullman, perché lui deve prendere il pullman nell'episodio. Il problema è che ogni volta che lui si avvicina, il pullman arriva. Ogni volta che lui si gira, il pullman scompare. Classico. Ok, fammi indovinare, questo ponte si rompe. Le piattaforme cadono e SpongeBob non le attraversa muovendosi di soppiatto. D'accordo. Ah, quindi anche proprio i colpi lo attraversano proprio. D'accordo, d'accordo. Fammi solo vedere. Abbiamo 6 quadri e 9 calzini. D'accordo. Iniziamo dai quadri. Dunque, di soppiatto abbiamo detto. Ma... ok, se rimango fermo non succede nulla. Calzato, ecco qua. Ma giusto per capirci, ok, un minimo di tempo ce l'ho. Spugna nuova. Eventualmente puoi comunque rushare. Ti piace proprio andartene a spasso? Ma SpongeBob, una meraviglia. I robot stanno saccheggiando il museo di Rock Bottom e hanno distrutto la strada che porta lassù. Dovrai usare il cervello e trovare un altro modo per entrare. Allora campa cavallo. Potrei leccare dei francobolli e spedirmi per posta, no? Buona idea, ma farei prima a introdurti furtivamente. E quello sì, direi di sì. Beh, era comunque un piano, eh. Allora, tieni. Kabum. Grazie. Non è che mi serviva, vero? A rivederlo adesso, forse, forse... No, beh, non ci arrivavo là sopra. D'accordo. Ecco qua. Ma io... ok, lui non si accorge di me finché non facciamo rumore, insomma. D'accordo. Porca miseria. Prendi questo! Da dove arrivo? Fresco, da dove è arrivato? Come una brezza primaverile. Da dove arriva? Non ci arrivo da questa parte, eh. Vabbè. No, non posso.
Non posso fare il furbo, peccato. Lì c'è una scatola e qua ce n'è un'altra. Però non penso sia la stessa zona, vero? Ok. Allora, calmi un attimo. Ok, serve Sandy, perfetto. Dove mi porti tu? Non da questa parte, d'accordo. Cacchio. Però aspetta. Mi sento una spugna nuova. Non penso di poterci arrivare là sopra, vero? Ok, dobbiamo trovare il modo di rompere il macchinario qui. Dobbiamo trovare il modo di cambiarci con Sandy e andare dall'altra parte. Uccidiamo il tizio con la mostarda. Ecco fatto, grazie. Fresco grazie. Come una brezza primaverile. Ecco fatto. Di nuovo Sandy, d'accordo. Quindi in tutto questo noi dobbiamo trovare un modo per richiamare Sandy, che ci porterà anche al calzino. Ok. Quindi Sandy ci serve anche per rompere il macchinario che evoca gli altri robottini. Ma se provo a rompere il gioco, quanto adoro queste cose nei videogiochi. E quei piccoli gap stupidissimi, Dio mio, che ti permettono veramente di fare ste cazzate. Io adoro ste cose. Dove mi porti? Ah, solo in alto, d'accordo. Tu mi porti su, poi mi fai cadere. Allora, quindi questo ci riporta di là. Lì c'è la spatola d'oro, qua c'è l'amico bolla. Ok, dobbiamo trovare il modo per arrivare da quella parte per quella spatola. Ma se io facessi di nuovo la furbata, ci arrivo qua? Direi di no, non questa volta. Questa volta non ho potuto fregare il gioco. Ok, rieccoci qua. Andiamo già a distruggere il macinino che evoca gli altri robot. E già che ci siamo, direi. Ecco fatto. Dov'è? Cos'è? Ah, si oddio. Vuole giocare con SpongeBob? Dio mio, è a tempo. Aspetta, aspetta, aspetta. SpongeBob, cacchio. Oh no, di nuovo. No. Cacchio, cacchio, cacchio. È difficile muoversi in quella zona a forma di palla, cavolo. Ah, per fortuna avevamo già il checkpoint. Meno male. Calmo. Vai, 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 vai. Aia. Ma era già contato il fatto che io perdessi la forma di palla o... Non lo so. Però io intanto continuo. Che molto probabilmente io sono qua prima del tempo. Fresco come una brezza primaverile. Ma se io faccio questo... No? Ah, ok, giusto lì. Lo scudo laser lo protegge. Di vittoria. Lo protegge, dicevo, anche dall'alto, certo. Allora, c'è di nuovo la salsa piccante, come nel film l'altra volta. Perfetto, anche le bolle distruggono queste cose. Così, niente più cannoni. Madonna mia, io non sono sicuro per niente di quello che stiamo facendo al momento. Penso che siamo andati più avanti di quanto dovevamo per ora. Però, perlomeno, possiamo già prendere Sandy. Eccoci qua. Allora, Sandy, in teoria, con te dovremmo semplificarci un po' il passaggio, vero? Allora, se vado a logica, io credo che qui ci sia... A parte che lì c'è un calzino. Vediamo se ci arrivo. Dicevo, a logica dovrei... C'è un tempo per usare il... Oh, non lo sapevo questo. Dovevo aspettarmelo effettivamente, ma non ci ho pensato. Dicevo, a logica credo che anche qui ci dovesse essere un gancio per Sandy. Sparisci, piccolo rompiscatole. Con il Texas non si scherza. Allora, se faccio il salto da questa parte,
Aia, che male. Ma io posso uccidere il robot da qua? No, perché facciamo rumore, ok. Ecco qua. Ok, questo è quello che avevamo mancato. Essendo morti, è respawnato il cannone. Spero che qualcuno sappia cosa farsene. Io intanto scendo. Scoiattolo volante, di io arrivo! Qua. E un calzino. Sarà contento. L'abbiamo ottenuto. Il punto è, io come torno indietro? Posso scendere da qua con lei? Cacchio, calmo. Ah, questo è il contrario? Ok, allora aspetta. Io probabilmente sto distruggendo tutto il percorso giusto del gioco. Credo che sto facendo ciò che non dovrei. O meglio, ciò che il gioco non pensava che io avrei dovuto fare, perlomeno. Sto veramente andando contro ogni regola che il gioco probabilmente mi avrebbe imposto. E infatti me la sono fatta esplodere addosso tutta sta roba. D'accordo, d'accordo, giochiamo pulito. E vediamo dove finiamo seguendo le regole. Eccolo qua. Qui c'è un calzino che direi di andare a prendere. Lì c'è la spatola d'oro. Devo proprio toccare i calzini di Patrick. Sì, però mi chiedo se ci arrivo. O forse, fa vedere, fa vedere se mi basta saltare qua. No. Datemi corda e vi farò divertire. Bam! Però no, non credo di arrivarci, vero? No, direi proprio di no. No, perché Sandy non si aggrappa. Sto cercando di romperlo sto livello, vero? E ok, ci riproviamo con la consapevolezza che molto probabilmente non ci arriviamo. Però non è detto, eh. Non è detto, guarda che forse, forse... No, proprio alla fine. Ok, forse c'è proprio il tempo giusto per non arrivarci qui. Mannaggia. Oh, io sto girando totalmente a caso ormai sto livello. Non credo che sto più seguendo un giro logico, mi sa. Però abbiamo preso un calzino, quindi Patrick sarà contento. Non mi lamento, dai. Qualcosa l'abbiamo ottenuto. Ah, perché... Oh, forse ho capito dove siamo finiti. Questa è la fine dello scivolo, d'accordo. Quindi c'è modo di risalire, immagino. Ehi, tu coi missili! Con il Texas, ecco, non fatto. Si scherza. E anche tu. Addio. Allora, c'è per caso qualcosa che posso prendere qui? No, sali, brava. No, credo proprio di no. Però c'è il robottino. Io questo come lo faccio a evitare? Allora, se facciamo... No, c'è di tanto non... bello nel fare silenzio comunque. Non credo di poterlo uccidere, mi sa. Perché sto indossando la biancheria di SpongeBob? Niente, spero anche se sto fermo lui... Ecco qua, dobbiamo proprio saltargli oltre se vogliamo ucciderlo con Sandy. Rigenerante. Questo mi riporta su, vero? Ok, perfetto, per un attimo ho avuto paura che non si muovesse. Dove siamo? Ok, qua c'era il calzino. E qua siamo dove eravamo con SpongeBob prima. Ma credo di aver fatto un giro talmente strano che probabilmente ho saltato molte cose. O ho fatto cose prima del tempo. Vabbè, rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con SpongeBob, ma stavolta con Sandy. Eccoci qua. Allora, lì rimane comunque la spatola d'oro. E non sono sicuro ci sia modo per arrivarci. Non da questa parte, forse. Ma se io intanto facessi... Ah, certo, perché non... Ho sbagliato su una cosa, però perlomeno ho ucciso il robot. Dicevo. No, non era quello che dovevi fare. Quello in alto, Sandy. Oh, cavolo.
Sandy, Dyle, ti ho visto prima che l'hai puntato. Ah, perfetto. Non so in che angolazione ha funzionato, ma ce l'abbiamo fatta. Così quindi va meglio. Ecco qua. Abbiamo fatto un livello totalmente a caso, senza nessun filo logico. Però credo di aver preso tutto in sta zona. Spero. Boh, non lo so. Non mi interessa. O meglio, no che non mi interessa, nel senso, era talmente a caso il giro che ho fatto che ormai. Supervista! Avvisami se vedi quella giovane spugna da queste parti, ok? Ma c'è un quadro di SpongeBob e tutti gli altri. Non mi ricordo chi è l'autore, ma è quello, il disegno del parco fatto tutti a puntini. Ok, quindi questa è una zona tutta per SpongeBob, eh? Vabbè, fatto sta che uscendo e rientrando siamo diventati SpongeBob, quindi. Ehi là, supervista! Eccomi qua. Supervista! Sei di pattuglia qua giù? No, questo è il mio secondo lavoro. Mi occupo della sicurezza. Ascolta, per raggiungere le spatole d'oro dovrai disattivare il sistema di sicurezza del museo. Quei pantaloni li stiri sempre o sono a prova di grinze? A differenza... Fa bene attenzione, la faccenda è seria. Se non risolviamo questa crisi dei robot, Shady Shoals dovrà chiudere e mi toccherà tornare a vivere con mio figlio, sua moglie e i loro quattro figli scalmanati. Ok. Ora, lo vedi quel condotto in fondo al museo? Sì. Affermativo. Da lì puoi uscire dal museo. Ti auguro buona fortuna. Non ti deluderò, supervista. Non ho capito per bene tutto il processo di questa zona, ma ehi. Ma no, Squiddy Van Gogh. Ecco qua, allora calmo. Ecco fatto. E uno è andato. Ah, stavo dicendo, che cosa mi ha... E quel disegno fatto probabilmente da un bambino che avrà vinto qualche tipo di concorso e l'hanno messo qua dentro al gioco. Ok, allora lì c'è un altro bottone. Questo è a tempo, sì. Ok. Perfetto. Ecco fatto. Mi sento una spugna nuova. E questo è andato. Ora devo raggiungere quello là. C'è un calzino lì. Non credo di arrivarci. Ma ah no, pensavo fosse Squid versione creepy e invece è Squid fattone. Lì però c'è l'urlo di Squid, Sponge Gog, la presentazione di Dio e l'uomo ma con Nettuno e SpongeBob. Che altri quadri ci sono? La Venere, ci sono un Picasso, ce n'è di roba strana, ma ce n'è. Allora, ma io ci arrivo. Tra l'altro, gli oggetti che sono dentro le teche sono oggetti di qualche episodio? Può essere, perché me lo ricordo un cappello da cowboy in un episodio, ma è un ricordo molto vago. Allora, aspetta, fai... Esatto, uscire l'elettricità. Basta? Perfetto. Ecco qui. Sì, effettivamente capisco perché ha voluto SpongeBob. Con Sandy questa zona sarebbe stata incredibilmente facile. Te lo fanno anche per aumentarti la difficoltà, giustamente, eh? Ok. No, oh, cavolo, cavolo. E però mi devi fare... Che cacchio? Mi ha fatto continuamente rimbalzare da un punto all'altro dove c'era sempre l'elettricità. Ok, rieccoci qui. Aspettiamo che questa si disattiva. Perfetto. Ecco, ci arrivo? Probabile di no, però infatti aspetto. Ecco, fatto. E... Zac! Fatto. Vai. Kaboom! E con questo il laser qua sotto si è disattivato. Perfetto, andiamoci a prendere il calzino. Grazie. Che tra l'altro dovremmo andare da Patrick a darglieli. Facciamo attenzione. Piano piano. Zitto zitto cacchio cacchio. Piano. Ecco qua. Ciaching. Allora, è di nuovo attivo il laser. Il robot è andato. Che cosa abbiamo qui? Questo si piega? Cioè, sì, sì, perfetto. Allora, abbiamo il quadro. Abbiamo le corde che fanno muovere il lampione. Abbiamo di nuovo un altro urlo di Munk ma con Patrick.
Ok, credo che questa zona... Allora, a parte che non c'è arrivato mai. Ecco fatto. Dicevo, credo che in questa zona dobbiamo fare un po' di parkour per proseguire. Allora, ci sono altri quadri? Non lo so, perché questa potrebbe essere una di quelle zone secondarie, ma che comunque dovevi farti per completare per bene tutto. Ci arrivo? No, non ci arrivo, perfetto. Kaboom. Ok, allora. Fresco per proseguire dobbiamo andare di sopra. Per andare di sopra come dobbiamo fare? Ah, c'era un bottone, non l'avevo visto. Calza pennello. Ah, certo, posso andare... Non ci avevo pensato, potevo andare di qua superando il laser. Fate, ecco fatto. A Sponginator. C'è qualcos'altro? Certo che c'è qualcos'altro. Ehi. Ecco fatto. Qualcun altro? Io credo che la signora Puff voglia rubare i quadri. Ok, ora che il laser non c'è più, dove dobbiamo andare? In teoria sempre di sopra. E per arrivarci, tac. Perfetto. Altra spatola. 43 spatole. Secondo me siamo ben oltre la media del necessario qua, eh. Ma... No, ok. Volevo provare a vedere se potevo salire sulla... Sai che forse... In teoria è fattibile. Ecco fatto. Kaboom. Preso. Ma questi? Sai che per un attimo ho voluto credere che fossero vivi? Che muovessero gli occhi se ci mettevamo davanti? Io intanto... Ecco qua. Così se cadiamo ce l'abbiamo sbloccato. Io intanto... Ah già, non posso lanciare neanche la palla da bowling che gli passa attraverso. Ecco fatto. Aia. Ma muori. Mi sento una spugna nuova. Oh, però hai capito il museo quanto è lungo, eh? Non sembrava. Non sembrava dall'interno. Ma la signora che impenna con... con la sedia a rotelle. Questo qua che se la dorme. Oh, come ha fatto a mancarlo? Fresco. Vabbè, come una brezza primaverile. L'importante è averlo superato. Dov'è il tizio dei fulmini? Ah, le case. Bullinga, più non posso. Ok, calmo. Il tizio dei fulmini. Lì c'è un calzino. Ah, eccolo là. Come c'è? Ma c'era anche super... Oh, non l'avevo visto. C'è Super Vista, c'è Waterman, c'è l'amico Bolla. Cioè, in sostanza, il museo è davvero un museo delle cose in game. È davvero un museo di tutti quanti i modelli. Adoro scartare i regali. Particolari queste cose. Io le apprezzo. Mannaggia. Ok, la domanda rimane: come faccio ad arrivare? Ah, forse dondolandomi con quello ci arrivo. Altra domanda in realtà è: come faccio ad arrivare là sopra? Forse c'erano delle casse che ho rotto, vero? Anzi, in realtà no, sono scemo io. Perché adesso noi stiamo usando SpongeBob, ma dopo possiamo usare Sandy, è vero. Ma in realtà già adesso forse possiamo farlo. I laser li abbiamo disattivati, però meglio lasciare SpongeBob fino alla fine del livello, non si sa mai. D'accordo, ora che sappiamo cosa dobbiamo fare dopo di questa zona, possiamo proseguire un po' più a cuor leggero. Dai. Perfetto. Ci sono sia Patrick che Sandy lì, tra l'altro. E anche Gary, e per qualche motivo il cesso di casa nostra. Ok, credo tra l'altro che con Sandy questi ce li togliamo facile facili. Quanto lo sapevo! Vabbè, a parte che questo è stato ingiusto, eh. Ah, quanto lo sapevo che Sandy ti faceva arrivare dall'altra parte. Cavolo! Calmo! Non mi puoi mettere subito
in discesa. Che cazzo. Neanche il tempo di rendermi conto di cosa era appena successo. Cioè, davvero. Vabbè. Tra l'altro, sbaglio o mia... Ah no, è la stessa. Stavo per dire, sbaglio o mi ha fatto fare un'altra zona. In ogni caso, noi stavamo già per salire su sto scivolo. È il momento di sgattaiolare. Senza neanche che il gioco se ne rendesse conto. Kaboom! Facile, facile. Allora, grazie del quadro. Lì c'è un'altra spatola. Lì c'è l'uscita di Rock Bottom. Lì c'è da cambiarci con Sandy. Oddio, quante zone. Che non ho idea di dove stiamo andando, cosa stiamo facendo. Allora, calmi tutti, perché probabilmente noi dobbiamo per forza usare Sandy qua. Oh Gesù, troppe robe, troppe cose. Ciao Gary. Ciao Gary, ti stai facendo una bella scarpinata? La fossa delle tenebre avanzate non mi dice niente di buono. Ok Gary, starò super attento. Allora, e oltre a essere super attento, facciamo a cambio con Sandy. Ecco qua. Dunque. Ah, ok. Calmi un attimo, allora. Devo proprio toccare i calzini di Patrick. Grazie. La vera domanda è, io come ci arrivo là sopra? Però adesso si è sbloccata la zona con SpongeBob. Possiamo andare di là con lui. Finché possiamo, usiamo Sandy per adesso. Anton, spero che tu non abbia in mente qualcosa di losco. Figuriamoci, voglio solo aiutare. Aiutare a schiacciarvi tutti per conquistare il potere. Cosa hai detto? Niente, vedi tutti quei laser? Intendi quegli affari che sembrano lavatrici super accessoriate? Forse per il tuo cervellino. Comunque devi attivarli tutti per attraversare l'ultima parte della fossa delle tenebre avanzate. D'accordo. Spero non sia un altro dei tuoi inganni, furfante. Furfante. Allora, calmi un attimo. Perché sto indossando la bianchina di SpongeBob? Ecco fatto. Prendi questo. Oggetti scintillanti, vai. Dove si è sblocca? Ah, da questa parte. Allora, calmi una... Ah, wow. No, quello l'avevamo già sbloccato, aspetta. Fatto sta che mi manca ancora la spatola che è là. Troppe cose ci sono da fare. Ah, no, questo è per SpongeBob, certo. Ecco fatto, allora. La smutandata definitiva. Presa. Patrick deve fare il bucato. Alla fine spendi le cose per poter... avere un calzino in più, vabbè che è parte comunque del completamento del gioco prenderli tutti e fin là, ok. Però, allora, aspetta un attimo perché... Ah, forse la spatola... Dicevo, forse rotola, la spatola... Rotola, la spugna, rotola. No, in realtà no. È solo un modo per riportarti di sotto, di sopra. Come ci arrivo là sopra? Voglio saperlo. No, allora, forse in realtà sto andando un po' troppo avanti col pensiero. E molto più probabilmente ci arriviamo magari con una catapulta o con un elastico. O con qualche modo comunque ci arriviamo. Vabbè, io intanto vado ad attivare i laser per Plankton. Ecco fatto. Okay, allora, uno è là sopra. Eccoci qua. Sandy comunque è il personaggio migliore da usare nel combattimento. E su questo non c'è nulla da dire al contrario. Ecco fatto, calmo. Non si scherza. Come lo attivo? Ah, ok, te lo dicevo, come lo attivo? Ok, il prossimo è da quella parte.
E ne manca poi uno che è là in fondo. Ok, no, in realtà ce n'è. Ah no, questo è un... Ci sono tre laser che attivano un altro laser. Ok, non l'avevo capito. Non si è aggrappata. Vabbè. Però ho visto nel cadere un calzino. Hai una brutta cera verde. Con chi parla? Attiva i laser. Aiutare. Mi fa tanto male. Mi serve cattiveria. Subito. Vabbè, poverino. Allora, ecco. Ui. Muori. E calzino per noi. Sì, lo sapevo, maledizione. Lo sapevo che dovevo fare qualcosa per avere quella spatola. Era ovvio. Piccolo rompiscatole. Era ovvio che avrei dovuto fare qualcosa, per carità. Però il fatto di non saperlo mi stava dando fastidio. Beh, ecco fatto. Di unico. Finalmente andiamoci a prendere quello che ci spetta. Ah, la soddisfazione. Mi chiedo se però stiamo andando bene. Ci manca un dipinto e due calzini, di cui due calzini sono ancora nel museo. Perfetto. Senza neanche volerlo. Aspetta però. Le spatole? Recupera i quadri, ok. Spatole volteggi. Oltre alla fossa delle tenebre, i laser sono diventati salutari. Ok, quindi questa è questa parte. Poi questo non l'abbiamo ancora ricevuto. Perfetto. Stiamo andando nella direzione giusta, allora. Andiamo a prendere un altro quadro. Perfetto. Preferisco la salsa barbecue alla texana. Ok! Dicchi arrosto alla texana. Yeah! Ecco qua. Grazie del quadro. Kaboom. Ecco fatto. Ne manca solo uno che è da quella parte. Calmo. Dov'è il gancio? Eccolo. Se non vedo dov'è il gancio, non so dove lanciarmi. Ecco fatto. Robottini che girano in tondo. Ma qua ci arrivavo anche senza il gancio, però vabbè. Lasciamo perdere i dettagli. No. Obiettivo sbagliato. Ecco fatto. Ecco qua. Ecco fatto, finalmente. Missione compiuta. Laser carico. Ok, ah, verso l'uscita. Perfetto. Ok, ok, si può fare. Quindi andiamo da Plankton. Ci prendiamo probabilmente la spatola che ci spetta. Vai. Ecco. Qui. Dov'è Plankton? Ciao. Un po' di olio di gomito del sud risolve qualsiasi problema. Eh sì. Grazie. Che poi probabilmente se non ci torni a parlare te la scordi anche sta spatola. Dunque, dunque, dunque. Allora, il posto è da quella parte. Come ci arriviamo di qua? C'è per caso... Ah, certo. Beh, facile, dobbiamo usare il... questo qua che abbiamo appena fatto. Quindi in sostanza questa parte era dedicata totalmente a Sandy. Ecco qui. Perfetto. Ed infine, eccoci qua. Ma ci arriva? Vabbè, sì sì, ci arriva. Perfetto. Il problema è esatto che qua non possiamo più usare Sandy, perché Sandy non si può muovere lenta. D'accordo, d'accordo. Calmo, la telecamera. Piano, 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 piano. Respiri piano per non far rumore. Ti addormenti la sera con Squid il tuo amore. Ma io non ci posso tornare qua. È il momento di sgattaiolare. Calza a pennello. Non ci arrivavo camminando piano.
Com'è vero che questi pantaloni sono quadrati e che questa spugna si chiama Bob? Io non che questa spugna si chiama Gianfranco. Mi è piaciuto il fatto che prima abbia finito di fare tutta la sua discussione, a parte vabbè che qua è stata colpa mia il salto, e poi abbia fatto il verso di dolore. Ecco qua. No, ok. Ecco fatto e... vabbè qua. Addio allo spawner. Dunque, calmi tutti. Luzzica. Eccoci qua. Piano, shh. Zitti, zitti. Aia, che stronzo. Ecco, è ancora vivo. È ancora vivo. Non più. Ecco fatto. Oh, che bello. Quindi, in sostanza, finché sono addormentati, gli fai più danno. Appena si svegliano, due colpi. Ok, quindi ora che abbiamo preso un po' di spatole, ce ne manca una per i quadri, che adesso andiamo a dare alla signora Puffo. Questo non lo so, e un altro ancora non ce l'hanno dato. Ok, e rieccoci qui, ma qui dove? Ah, forse... è uno shortcut. Calmi tutti, è uno shortcut. Uno e due. Abbiamo... perfetto. Abbiamo un'altra zona con Mr. Crab ora. Andiamo a dare i quadri alla signora Puff intanto. E anche l'ultimo è stato recuperato, signora Puff. L'ultimo artwork. È stato sotto ogni strana pietra luccicante. Benissimo, ottimo lavoro, SpongeBob. Finalmente il museo potrà riaprire. Ecco la tua ricompensa. Una patente. Grazie. Perfetto, e anche un trofeo l'abbiamo ottenuto. Ok, quindi ce ne manca ancora una che non so quale sia, più quella di Mr. Crab che adesso facciamo. Che ricordi al momento forse solo la mappa, quella del centro, abbiamo dovuto aspettare per poterla completare, perché ci serve la bolla mobile per ora. Fammi indovinare, vuoi SpongeBob, vero? Salve Mr. Crab, cosa sta facendo? Beh, potrei giurare di aver visto una spatola d'oro proprio qui un minuto fa, ma credo sia caduta giù per questa discesa. Ok. Giù per la discesa? Forse si è rotta una gamba. Ma no! La salverò io. Bravo ragazzo, vai! Salva quella povera spatola! Perché sì, voglio dire, tanto. È a tempo. È a tempo. Vai, corri. Aia. Bisogno di un paio di mutande pulite. Te, cacchio. Mi ero dimenticato che questi scompaiono. Vai, corri. Puoi vedere che in realtà lo scivolo che abbiamo fatto prima al contrario era questo e non l'altro. Che scemo. Nella distrazione mi... ce la facciamo a prenderla la spatola? Certo che ce la facciamo. Mi stanno per colpire. Calmi. Preso. Calmo, calmo. Ecco fatto. Andato. Ok, fatto sta che adesso dobbiamo prendere Sandy. Per due ragioni, dobbiamo andare uno al museo e due dobbiamo trovare l'ultima. Vabbè, iniziamo a tornare al museo intanto. Quindi, allora, sparisci, uno piccolo è rompiscato. Da questa parte, perfetto. Grazie. Devo proprio toccare i calzini di Patrick. E l'ultimo. Eccoci qua. Ale. Patrick sarà contento. Fammi indovinare. Trova metà dei calzini. Perfetto. C'era un bottone, che stronzi. E infatti è apparso il... oh cavolo, aspetta. Ecco fatto. Dicevo, dove siamo? Eccoci qui. Allora, aspetta. Vieni, vai, 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 vai. No, non l'ha preso, cavolo. Prendilo, 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 prendilo. Perfetto. Eccoci qua.
Rock bottom completata, giusto? Preso tutto? Preso tutto. Che soddisfazione. E rieccoci di nuovo in città.